Bene, adesso che avete cliccato questo video, ve lo dico. Pensate veramente che il Milan sia fortunato? Datevi all'ippica, seguite un altro sport, non so, seguite lo sci, che è il periodo invernale, non il calcio, mai più il calcio. Già che tifate magari un'altra squadra, già non capite niente. Vabbè, a parte gli scherzi, grande Milan stasera. Grande vittoria, importantissima, vale 6 punti questa vittoria, ragazzi, perché veramente avevamo un sacco di assenti, si è fatto male Tonali si è fatto male, con un bruttissimo contrasto in area di rigore. All'inizio avevano dato il calcio di rigore per il Torino, poi per fortuna la VAR ha annullato e infatti poi c'è stato il fallo per il Milan, ma Tonali purtroppo è uscito in barella. Speriamo che non si sia fatto troppo male, ma di questi tempi io veramente di questi tempi io non mi aspetto nulla, non mi aspetto nulla. A parte questo, grande vittoria come dicevo del Milan, è partito molto bene nel primo tempo, secondo me anche di astuzia, di furbizia, perché è meglio partire subito forti di questi tempi e poi cercare di far addormentare la partita, ed è quello che è successo, e abbiamo fatto benissimo, anche perché abbiamo la Coppa Italia martedì e quindi non possiamo stare lì a correre troppo e a spendere troppe energie. È tornato Ibrahimovic, meno male che è tornato almeno lui, anche se non è in condizione, si è visto a fine partita che non era in condizione. Magari in Coppa Italia un attimo si riprende e poi col Cagliari magari ritornerà in forma, non al 100%, però magari ritorna in una buona forma. Grande gol di Leao su una grande azione manovrata del Milan, Theo Hernandez che la passa a Brahim Diaz fa l'assist per Leao che di freddezza la infila in porta. Calcio di rigore, poi sul 2-0 calcio di rigore, secondo me giusto, anche se da certe inquadrature sembra netto, ma proprio netto il calcio di rigore. Da altre inquadrature, quindi da altri punti di vista, sembra che Diaz cerchi un po' di più il fallo, ma d'altronde, no, ragazzi, un attaccante che entra in area di rigore vede che un'altra persona, un altro avversario va lì e lo contrasta. È logico che si lasci un po' andare. Poi, chiaramente, l'entità del contrasto può essere forte, meno forte, ma comunque c'è il contatto e quindi è calcio di rigore, è inevitabile. Lì è ingenuità di Belotti nel fare il fallo. Quindi non capisco chi ha fatto polemica sul web su questo calcio di rigore. Secondo me c'era, anche se da certe inquadrature, ripeto, sembra un po' più Brahim Diaz a cercare il contrasto, invece da altre sembra proprio Belotti che fa il contrasto netto sul calciatore. Detto questo, nel complesso sono soddisfatto, ripeto, sono vittorie queste di gennaio, dato che ci manca praticamente tutta la squadra. Queste vittorie valgono almeno 6 punti perché in un momento così di difficoltà il Milan, nonostante la brutta sconfitta contro la Juventus, si è riuscito a riprendere e ha fatto una grande vittoria. Quindi sono soddisfatto di questo e sono orgoglioso di questa squadra. Veramente sono sempre più orgoglioso di questo gruppo che ce la sta mettendo tutta contro tutti, contro i gufacci, contro anche la sfortuna, contro gli arbitri che cercano di impedire il cammino del Milan. Vabbè, ironia, metto tra parentesi per chi è un po' più suscettibile. E niente, quindi sono veramente soddisfatto. E adesso in Coppa Italia, mi raccomando, in Coppa Italia non la snobbiamo perché è importante anche fare un percorso in Coppa Italia decente. Dobbiamo cercare quantomeno di arrivare contro l'Inter, almeno contro l'Inter, poi lì si vedrà come finirà. Può finire che passiamo noi, come può finire che passano loro. Ma almeno possiamo dire di aver incontrato l'Inter e di non essere usciti con il Torino. Quindi per favore non facciamo sta figura di merda.
Ragazzi, il video finisce qua, è un video breve. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate qui sotto, iscrivetevi tutti al canale YouTube. Forza Milan ragazzi, stiamo andando sempre più avanti, siamo sempre più in alto in classifica. Ciao ragazzi.